Devo cominciare per forza da qui. Aveva 11 anni quando morì mio padre, era come se fosse io da mio padre. Faceva il compleanno? Ho 24 anni, a metà notte mia madre nasce io. Tuo padre ci portava a tua italica, per cui dai ogni anno. Madonna, ma sei tu o tuo padre? Io sono. Tu sei? Sì. Per raccontarvi questa storia devo tornare indietro di quasi 100 anni. Era il 1923, la notte di Natale. Nasceva una piccola bambina di nome Giuseppina. Quel Giuseppina che nel corso degli anni si è tramutato in Pina, e da Pina è diventato Pinella. Una donna straordinaria. Una delle donne migliori che io abbia mai conosciuto in tutta la mia vita. A quei tempi era tutto diverso. Cominciare dal tenore di vita. Era il dopoguerra. L'Italia e tutte le altre nazioni si stavano, come dire, ricompattando, stavano cercando di ricostruire dopo le macerie. Ma che ne devo sapere io del dopoguerra, della guerra? Sono fortunato, siamo fortunati. Oddio, di questi tempi non lo possiamo dire con certezza, ma sicuramente non abbiamo vissuto quello che hanno vissuto i nostri nonni, i nostri bisnonni. Questo video lo dovevo fare tantissimi mesi fa, anzi lo dovevo fare qualche anno fa, quando ancora la mia bisnonna, alias nonna Pinella, era ancora qui, era ancora tra noi. Sapete, noi abbiamo un grande difetto. Siamo la nuova generazione, siamo quelli che danno la voce a coloro che non hanno niente da raccontare. Fidatevi se vi dico che invece nonna Pinella aveva tantissimo da raccontare. Aveva tantissime cose da poterci insegnare. Era una di quelle donne all'antica, forti, che nonostante la vita gli avesse veramente tolto tanto, trovava il modo di andare avanti, ha trovato il modo di andare avanti nonostante tutte le difficoltà del mondo. Era una donna straordinaria e non smetterò mai di ripeterlo. Ha sempre avuto la mia stima dal primo giorno che l'ho conosciuta. Ho tantissimi ricordi di lei, a cominciare da tutte quelle tombolate che facevamo durante i pranzi, le cene di Natale, tutti insieme a festeggiare il Capodanno. Tutte quelle volte che magari chiamavamo un numero, una carta, e lei non capiva bene e quindi ti diceva come, cosa? E tu dovevi puntualmente ripetergli la carta giusta, il numero giusto, perché lei non aveva capito al primo impatto. Io questo video glielo dovevo tantissimo tempo fa, ma non ci sono arrivato. Quest'anno mia nonna, la mia bisnonna in realtà, che comunque chiamavo nonna Pinella, avrebbe compiuto 99 anni. Sicuramente ha vissuto una vita lunga rispetto a tante altre persone che ci hanno lasciato prima. Però sapete, non c'è un'età quando c'è un legame, quando c'è un affetto. Quando perdi una persona cara, non importa se ha 100 anni, se ne ha 70, 50, il dolore è sempre lo stesso. Nonna Pinella doveva arrivare a 100 anni, era il nostro sogno, il nostro obiettivo. È sempre stata una donna forte, la Pinella. A quei tempi si usava avere famiglie numerose. Infatti sono 7 i figli che Pinella ha dato alla luce e una di queste era appunto mia nonna. E forse in realtà i figli della Pinella, nonostante fossero 7, quindi oggi è magari utopico avere 7 figli, a quei tempi non erano nemmeno così tanti, visto che poi ci sono delle famiglie che si ritrovano nonni o bisnonni con 7, 10, 15, 18 figli. Ragazzi, ho visto, ho sentito, più che altro, veramente di tutto. Ma la Pinella è stata un po' sfortunata, perché all'età di circa 40 anni ha subito uno di quei traumi, di quei drammi peggiori che la vita ti potesse mettere davanti. Il mio bisnonno, di nome Giovanni, ha avuto un tragico incidente mentre stava camminando con la sua Vespa. In poche parole, un tubo che era agganciato in un furgone si sganciò da quel furgone stesso, trafiggendo praticamente il cuore del mio bisnonno, che chiaramente morì sul colpo. In quell'occasione il mio bisnonno non lasciò soltanto la Pinella totalmente da sola, ma lasciò anche 7 piccole bocche da sfamare. A quei tempi era veramente difficile andare avanti, specie quando sei da sola, quando sei una donna, quando la società è totalmente diversa da quello che è adesso, perché fatemelo dire, oggi
forse siamo nella pace. Era molto più complicato andare avanti. La Pinella era forte. E questa frase, sottolineatela perché la ripeterò fino alla fine del video. Nonostante tutto, si rimboccò le maniche e cominciò a lavorare. Si portava anche i suoi bambini dietro al lavoro per svolgere le sue mansioni e guadagnare quel pezzo di pane da portare in tavola. Sapete qual è la cosa incredibile? Nonna Pinella non si è mai rifatta una vita. Quell'evento, quell'amore che aveva nei confronti del mio bisnonno, l'aveva segnata per sempre. Nonna Pinella voleva andare avanti, amando soltanto un uomo, quello che il destino gli aveva dato e gli aveva anche tolto. 18 maggio, 50 anni che è morto mio padre, 50 anni che era vedova mia madre. Alla fine gli anni sono passati, i bambini sono cresciuti, ognuno ha creato la propria famiglia e da quella famiglia, da una di quelle famiglie, sono nato anch'io. E oggi sono qui per raccontare questa storia straordinaria. Voglio ancora ribadire che Nonna Pinella è la donna più forte che io abbia mai conosciuto e che probabilmente conoscerò. Perché Nonna Pinella è stata forte. E sapete quando è stata forte? Quando ha più di 90 anni una delle tue figlie viene a mancare. E se c'è un dolore che in questa terra è veramente insopportabile, è quello di un genitore che deve seppellire il proprio figlio o la propria figlia. A Nonna Pinella è toccato anche questo. Quel giorno non è andata via soltanto mia zia Antonia, è andata via anche un pezzo di lei. Si era un po' indebolita. È stato forse il dolore più grande che lei abbia patito in questa vita. Gli ultimi anni che lei ha vissuto non riusciva più a vedere bene, non riusciva più a sentire al meglio. Ma lei se ne stava lì, in quella finestra, a piano terra, ad aspettare. Ad aspettare che un giorno tutto quello che lei aveva vissuto così di botto era soltanto un incubo. Sperava che un giorno la sua povera figlia tornasse. Mi manca tanto zia Antonia. A giugno di quest'anno nonna Pinella se n'è andata. Vi dico la verità, se n'è andata soffrendo, perché un po' ha sofferto. Io ogni tanto andavo a trovarla e sono andato lì anche negli ultimi giorni che lei ha passato qui insieme a noi e non la riconoscevo più. Non era più quella donna forte, almeno fisicamente. Ora sono qui a raccontare questa storia perché secondo me merita di essere raccontata. Mi sarebbe piaciuto tanto se fosse stata lei stessa a raccontare questa storia. E fidatevi che lei l'avrebbe fatto alla sua maniera, tutto in siculo, stretto, ma alla fine lei non c'è più. Qualche giorno fa nonna Pinella avrebbe compiuto 99 anni, la notte di Natale. Che bella data per nascere, ma tu eri così, eri incredibile. E questo video te lo dovevo. Sono sicuro che un giorno ci rivedremo e magari ci faremo qualche partitina a tombola, quella tombola che magari un po' ci annoiava e che a te invece piaceva tanto. Vorrei potervi dire qualcosa in più, utilizzare qualche frase scontata, come per esempio: godetevi i nonni finché ce li avete vivi. Sì, è vero, fatelo. Personalmente questa frase non mi tocca perché i nonni me li vivo e sono sicuro che quando un giorno mi saluteranno non avrò rimpianti perché credo, o almeno mi auguro, di essere stato un buon nipote. Fate lo stesso anche voi.